Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Oggi ragazzi vi racconto di un caso molto molto particolare. Oggi parliamo di Ariel Castro. Il caso Ariel Castro è stato un rapimento di tre giovani donne, ossia Michelle Knight, Amanda Berry e Gina De Jesus, avvenuto tra il 2003 e il 2004 ad opera di Ariel Castro. Siamo a Cleveland, nell'Ohio. E le tre prigioniere vengono tenute nella sua casa di Seymour Avenue. Più precisamente ci troviamo nel quartier Tremont di Cleveland. Ariel Castro, però, non è originario di Cleveland. È nato a San Juan, a Porto Rico, l'11 luglio del 1960 da Pedro Castro e Lillian Rodriguez. Quando Ariel è solo un bambino, i suoi genitori divorziano. Poco dopo il divorzio, Lillian, la madre di Ariel, si trasferisce negli Stati Uniti, più precisamente a Reading, in Pennsylvania, dove abitano alcuni dei suoi parenti, lasciando i figli a Porto Rico da sua madre. Lillian in Pennsylvania trova un lavoro in una fabbrica tessile e manda quindi a Porto Rico, ad Ariel e ai suoi fratelli, soldi e regali, fino a quando Ariel compie 6 anni. A quel punto sua madre va a prendere tutti i figli a Porto Rico per portarli negli Stati Uniti, in Pennsylvania, con lei. Ariel però racconta che durante gli anni passati con la nonna gli è capitata una cosa orribile. Purtroppo non è chiaro se è vero o falso. Ariel però sostiene di aver subito violenza quando aveva circa 6 anni da un ragazzo del quartiere che ne aveva 10, 11. Ariel sostiene che il ragazzo ha continuato a far violenza su di lui per un anno. Lui però non ha detto niente a nessuno. Di conseguenza questa potrebbe essere una storia che si è inventato lui di sana pianta. Non sappiamo se sia vera o no. Fatto sta che in seguito Ariel con sua madre e i suoi fratelli si spostano a Cleveland, in Ohio, dove già vivono il padre di Ariel, Pedro Castro, e molti altri membri della famiglia allargata. Infatti la famiglia Castro è stata una delle prime famiglie ispaniche a stabilirsi a Cleveland, immigrando da Porto Rico, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al tempo Cleveland era la sesta città più grande degli Stati Uniti. Così Castro trovano lavoro nelle acciaierie e negli stabilimenti automobilistici. Alcuni membri della famiglia Castro hanno anche colto lo spirito imprenditoriale americano, investendo in piccole proprietà in affitto e aprendo piccole attività nel Lower West Side, alcune delle quali ancora oggi sono operative. Il fratello maggiore di Pedro Castro, Cesar, e Pedro Castro è il padre di Ariel Castro, ha aperto un negozio di alimentari che vende cibo caraibico. Il suo negozio diventa anche un punto sociale e politico per la comunità portoricana. Un altro fratello di Pedro Castro, Edwin, apre un locale e lo chiama Isla Music. In questo locale Edwin fa suonare musica latinoamericana e ben presto quel locale diventa una delle attrazioni principali di quel posto. Un altro fratello, ecco che apre un negozio di ferramenta, mentre Pedro Castro apre un negozio di auto usate. L'uomo è ricordato come un venditore memorabile. Pedro è senza una mano, quindi utilizza una protesi per lavorare. Inizialmente Pedro racconta che ha perso la mano in un incidente, poi però la verità inizia a insidiarsi tra le strade di Cleveland. Pedro non ha avuto uno strano incidente, ha semplicemente perso la mano a seguito di una rissa per una donna. Una cosa però è certa per tutti, Pedro aveva un pessimo rapporto con le donne. E infatti l'uomo e la sua prima famiglia la fonda per l'appunto con Lillian Rodriguez. Mettono al mondo 3 figli in 3 anni a partire dal 1958. Ariel è il terzo figlio, come vi ho già detto, e nasce nel 1960. Arriva il 1961 e Lillian è nuovamente incinta. Quando Lillian è incinta del quarto figlio, Pedro la lascia e va da un'altra donna, Gladys Torres, che per inciso vive poco più avanti nella stessa stradina di campagna in cui Pedro Castro già abitava con Lillian. Ben presto anche Gladys rimane incinta e questo accade in un villaggio in cui tutti quanti erano imparentati con l'una o con l'altra donna. Quindi Pedro Castro, diciamocelo, non era proprio un grand'uomo. Ariel racconta di essere stato abbandonato in egual modo sia da suo padre che da sua madre. Stando a ciò che dice Ariel, sua madre era violenta. I suoi modi per mantenere la disciplina erano rigidi, talvolta brutali. Ariel dice che sua madre lo picchiava costantemente con un bastone, con una cintura o ancora gli dava degli schiaffoni a mano aperta. Ecco perché Ariel sostiene che sua madre è arrivato ad odiarla. In quel periodo arriva anche a pensare di volerla vedere morta. In tutto ciò però c'è qualcosa che non quadra, perché Ariel Castro in una seconda occasione sostiene che tutto sommato sua madre aveva fatto un buon lavoro con lui. Tutto sommato, nonostante le difficoltà, l'aveva cresciuto, no? Ariel, andando avanti, ovviamente inizia la scuola e studia alla Lincoln West High School di Cleveland. Però anche il suo percorso scolastico è macchiato, infatti Ariel viene sospeso per aver palpato il seno ad una ragazza. Ariel sostiene che nel periodo delle scuole ha anche avuto una fidanzata. Una fidanzata che si faceva toccacciare un pochino. Ariel però voleva di più, la sua fidanzata no, e quindi Ariel ha provato a farle violenza. Sempre nel periodo scolastico ha iniziato a lavorare part-time in un negozio di alimentari
e ha iniziato anche a suonare il basso nella band della scuola. A quel tempo Ariel è un adolescente timido, un portoricano che lavora tra le cassette di frutta e non ha un granché da spartire con i suoi colleghi, che per lo più hanno origini irlandesi e italiane. Fin da giovane Ariel ha grossi pregiudizi contro gli afroamericani, si riferisce a loro in modo molto dispregiativo. Infatti in un'occasione, giocando fuori da casa sua con una pistola d'aria compressa, Ariel spara alla mano di un ragazzino nero del quartiere. E nessuno ha pensato che quello fosse stato un incidente. Nonostante i numerosi problemi, Ariel conclude gli studi, in un periodo in cui moltissimi li abbandonavano. Si diploma nel 1979. La sua prima fidanzata, Grimilda Figueroa, la conosce quando la sua famiglia si trasferisce in una casa di fronte alla sua, negli anni 80. Ariel la nota immediatamente, a 17 anni, è minuta ed è portoricana. Odia il suo nome, Grimilda, ecco perché si fa chiamare da tutti Nilda. Il corteggiamento tra i due si consuma in fretta. E una sera d'estate, non troppo tempo dopo essersi conosciuti, Ariel invita Nilda ad uscire. I due ragazzi non fanno niente di che, però stanno lontani da casa tanto tempo. Quindi quando rientrano a casa, la madre di Nilda è furiosa. Non è possibile che sua figlia abbia passato così tanto tempo da sola con un uomo. È così che la madre di Nilda affronta Ariel Castro. Ora tocca a lui prendersi le sue responsabilità. Nilda di conseguenza si trasferisce a casa di Ariel, che si trova praticamente dall'altra parte della strada. Non si sposano, ma si considerano una coppia di fatto. Arriva il 1981 e dopo un aborto spontaneo ecco che nasce il loro primo figlio, Ariel Anthony Castro. Nilda ha appena 18 anni. Arriva il 1982 quando Ariel e Nilda si trasferiscono in una casa tutta loro, al primo piano di una villa bifamiliare a Riverside. Ben presto Ariel diventa molto possessivo nei confronti di Nilda. Gli ordina di indossare gonne più lunghe e le proibisce di indossare qualsiasi scollatura. Se Nilda vuole indossare qualcosa che lui ritiene provocante, la minaccia semplicemente guardandola e dicendole: "Io fossi in te, non lo farei". Arriva lui stesso a comprare dei vestiti per Nilda in dei negozi dell'usato. Ariel dice a Nilda che lei deve stare a casa, non esiste che esca senza di lui. Anche solo per andare a fare la spesa, deve essere accompagnata. Intanto Ariel ha dei seri problemi col lavoro. Recupera una serie di occupazioni mal pagate come operaio. Prima lavora in una fabbrica che produce pezzi per le antenne delle automobili, poi in una fabbrica di prodotti di plastica e infine in una concessionaria di auto usate. Ama suonare il basso. Questa cosa dalle scuole non è cambiata, è una passione che Ariel si è portato dietro. Ed è anche molto bravo. Di conseguenza fa parte di diverse band e la sera spesso deve uscire per andare ad esibirsi oppure per andare a fare delle prove. Una sera però Ariel ritarda davvero tanto e quindi Nilda gli chiede semplicemente dove sia stato. E poi aggiunge anche: "Ma perché mi lasci sempre da sola con un bambino piccolo?" Ariel risponde: "Non ti deve interessare quello che faccio perché io faccio ciò che mi pare". Poi, non contento, le tira anche uno schiaffo in faccia. Tutti quindi iniziano a preoccuparsi per l'atteggiamento di Ariel, che si dimostra sempre più violento, ma nessuno sa cosa fare per far cessare questa situazione. Arriva il 1983 e Nilda mette al mondo la sua seconda figlia, Angie. Ariel Castro a questo punto raggiunge dei livelli davvero preoccupanti, in quanto inizia a chiudere le porte di casa dall'esterno in modo che Nilda non possa uscire. Lui le dice che fa questo per tenerla al sicuro. Nilda però si sente prigioniera in casa sua. Ariel non gradisce che Nilda riceva visite da parenti o amici, né tantomeno che esca di casa senza di lui. Arriva il 1985, quando Ariel, per dimenticanza, lascia la porta d'entrata aperta. Nilda quindi ne approfitta, esce, va all'alimentari e fa la spesa. Quando Nilda torna a casa è carica di buste, per raggiungere la sua porta d'entrata ci sono 3 o 4 gradini da fare. Quindi la donna sale i gradini con queste buste enormi che quasi le occupano la vista, fa per entrare, ma Ariel apre la porta d'entrata prima di lei e la spinge, facendola cadere all'indietro. In questo modo Nilda cade dalle scale e si fracassa il cranio. Viene quindi portata in ospedale e sottoposta a un intervento di emergenza. A questo punto Nilda si confida con la sua sorellina minore, Elida, e dice di voler lasciare Ariel, ma non sa proprio come fare, in quanto nessuno in famiglia ha i mezzi per poter mantenere lei e i suoi figli. Ariel, inoltre, minaccia Nilda. Le dice che le avrebbe fatto del male se lei avesse provato a portargli via i figli. E Nilda non avrebbe mai accettato di lasciarli lì con lui. La verità è una. Nilda non ha un lavoro, non ha un posto dove andare, né uno stipendio. E nel frattempo, i maltrattamenti di Ariel peggiorano ulteriormente. Ariel inizia ad accusare Nilda sul fatto che avesse degli amanti. Le mette le mani addosso ogni volta che dice o fa qualcosa che non gli va a genio. In un ennesimo litigio, Ariel ha un eccesso d'ira e rompe un braccio ed alcune costole a Nilda. Inoltre le sferra un pugno in faccia talmente forte da spaccarle i denti. Nilda quindi è costretta a tornare in ospedale per subire un intervento di chirurgia odontoiatrica. Dopo questo episodio,
I parenti di Nilda capiscono che Ariel non può fare peggio di così. Quindi decidono di agire a modo loro però, usano le maniere forti. Infatti, il padre di Nilda, i suoi fratelli e qualche amico braccano Ariel Castro, lui nel cortile di casa sua, ma loro non si fanno problemi, lo fermano ed iniziano a pestarlo, senza pietà. Lo lasciano lì, per terra, e lo avvertono, dicendogli che se avesse ancora torto solo un capello a Nilda, loro l'avrebbero fatto secco con le loro mani. Ariel Castro in tutto ciò subisce il pestaggio, non dice una parola, non si scusa mai con la famiglia di Nilda, anzi, ha un accenno di sorriso sulle labbra. La famiglia di Nilda ha la netta impressione che quell'uomo voglia vendicarsi. E non ha tutti i torti. Infatti, poco dopo, il garage del padre di Nilda prende fuoco. E tutti sospettano che quel fuoco sia stato proprio Ariel ad appiccarlo. Arriva la sera del 30 settembre 1989, quando uno dei fratelli di Ariel Castro passa da casa sua per andarlo a recuperare. Vogliono uscire. Nilda quindi chiede ad entrambi dove siano diretti. Ma Ariel, come al solito, non reagisce bene e le urla in faccia: «Quello che faccio io non ti riguarda! Io faccio ciò che mi pare!» La schiaffeggia, la sbatte più volte contro la lavatrice, contro il muro. Nilda, a questo punto spaventatissima, scappa dai vicini e chiama la polizia. Quando gli agenti arrivano a casa sua, racconta di essere stata aggredita da Ariel Castro già diverse volte. Quindi gli agenti le consigliano di sporgere regolare denuncia all'ufficio del procuratore distrettuale. Nilda continua ad essere minacciata da Ariel, che le dice che se avesse provato a portarle via i figli, l'avrebbe uccisa. Dice a Nilda che giura d'ora in poi non le metterà più le mani addosso. Le ultime parole famose. Nilda quindi decide di non sporgere denuncia. Arriva l'11 dicembre del 1990, quando Ariel fa domanda per diventare un autista di scuola bus, scrivendo sulla sua domanda d'assunzione: «Mi piacciono i bambini, guido bene, non ho mai preso multe. Parlo sia inglese che spagnolo e vorrei guidare l'autobus per stare a contatto con dei giovani». Il 19 febbraio del 1991 la Cleveland School lo assume come autista di scuola bus. Angie Castro, sua figlia, al tempo aveva 7 anni. E ricorda ancora oggi quel giorno come un giorno speciale. Suo padre era fierissimo del risultato ottenuto. La famiglia Castro, che ormai conta 4 figli, fa festa. Arriva aprile del 1992, quando Ariel Castro compra da suo zio Edwin Castro per $12,000 l'abitazione che sta al 2207 di Seymour Avenue. La famiglia quindi si trasferisce in quella casa, che è su 2 piani. Ariel tratta molto bene Angie, così come tratta molto bene le figlie femmine. Le porta a fare dei giri sullo scuolabus, si divertono molto. Le sue figlie sostengono che quando è di buon umore è un buon padre, ma nei giorni storti, che ahimè non capitano raramente, Ariel mette le mani addosso a Nilda, le fa male. Inoltre Ariel inizia anche a prendere a schiaffi il suo unico figlio maschio, Ariel Anthony, che, pensate, ha appena 10 anni. Nilda quindi piange, si confida con sua sorella perché Ariel ha iniziato anche a far violenza su di lei. E lo fa anche in dei momenti in cui i bambini possono sentirli. Andando avanti col tempo, la follia di Ariel si fa sempre più prepotente. Infatti inizia a sprangare le finestre con delle travi, dicendo che il quartiere non è sicuro. A volte finge di uscire per poi rientrare di soppiatto solo col fine di origliare le chiamate di Nilda. La donna dalla caduta dalle scale ahimè non si è mai ripresa. Ormai soffre di fortissime emicranie croniche. Arriva la fine del 1993. 8 anni dopo la caduta di Nilda, i medici della Cleveland Clinic le trovano un tumore. Un meningioma, per l'esattezza. Questo è un tipo di tumore che può essere legato a degli incidenti o ancora a dei traumi cranici. Al seguito dell'operazione Nilda lo dice chiaramente a sua sorella: è colpa di Ariel. Arriva il giorno di Santo Stefano del 1993 ed è passato circa un mese da quando Nilda è stata operata. Ariel Castro, in quell'occasione, si ubriaca e inizia di nuovo a picchiarla. Poi, non si sa perché, esce di casa di corsa. Nilda quindi chiama nuovamente la polizia dicendo che Ariel le ha messo le mani addosso, l'ha picchiata, nonostante si sia operata da poco al cervello. La polizia quindi inizia a cercare Ariel Castro per il quartiere. Ariel nel frattempo torna a casa, ma Nilda ovviamente ha chiuso la porta d'entrata con la chiave. Quindi Ariel inizia a sbattere i pugni contro la porta. Angie, la figlia di 10 anni, non capendo assolutamente la situazione, inizia ad urlare a Nilda di far rientrare in casa papà. Nilda cede, apre la porta ed Angie si ritrova davanti agli occhi suo padre, che rincomincia a far del male a sua madre e rincomincia a picchiarla. Nilda cade a terra e lui inizia a schiacciarle la testa con lo stivale. Ariel si stacca da Nilda solo quando si rende conto che suo figlio, Ariel Anthony, sta tentando di chiamare la polizia. Ariel quindi si stacca da Nilda e inizia a seguirlo. Il bambino corre anche fuori casa.
Ariel lo segue e in questo modo la polizia lo bracca. Nilda ha superato definitivamente il limite, quindi il giorno seguente va dalla polizia, col fine di rilasciare delle dichiarazioni formali molto più dettagliate. Nilda quindi spiega alla polizia tutti i maltrattamenti che ha dovuto subire in quegli anni. Il caso viene proposto al procuratore distrettuale, che stabilisce ci siano sufficienti prove per violenza domestica. Di conseguenza passa il caso al grand jury. La verità è questa, ragazzi e ragazze. Ariel Castro avrebbe dovuto subire un processo ed essere condannato. Ma il 9 febbraio del 1994 il grand jury giudica Ariel Castro non colpevole, in quanto Nilda si è rifiutata di testimoniare e le prove a suo carico per il grand jury non sono sufficienti. Ma come mai Nilda non ha testimoniato? Ebbene, Ariel ha potuto mettersi a sorvegliare l'entrata del tribunale per fermarla prima che andasse a deporre, offrendole del denaro e una macchina in cambio del suo silenzio. Nilda non vuole da lui dei soldi e una macchina, quindi rifiuta. Ma Ariel di nuovo la minaccia, la insulta e le dice semplicemente: sai bene cosa succederà ora se andrai a testimoniare. La minaccia è sempre la stessa, sono anni che Ariel minaccia di far fuori Nilda. Ora però la minaccia si è estesa anche ai bambini. Nilda crede che Ariel sia capace di dar seguito alla sua minaccia, quindi non ci pensa due volte. Gira i tacchi e si allontana dal tribunale. Arriva l'estate del 1995 e Nilda conosce Fernando Colon, che vede per la prima volta al pronto soccorso del Grace Hospital. La donna sanguina, le è stata tondente, ha la faccia coperta di lividi. Fernando Colon è la guardia giurata dell'ospedale e non è la prima volta che vede quella donna lì in quelle condizioni. Fernando sa bene che è stata picchiata. Lui è un uomo divorziato che si è trasferito da poco da New York a Cleveland con la speranza di poter ripartire da zero. Fernando vorrebbe diventare un poliziotto. Tutto lo staff dell'ospedale è davvero scettico sulle ferite di Nilda. Lei per ogni volta insiste dicendo di essere caduta dalle scale, di aver avuto un qualsiasi altro incidente. Solo quel tempo confida a Fernando Colon di avere un fidanzato violento che la picchia. Però dice anche a Fernando che se avesse detto la verità ai medici, il suo compagno l'avrebbe pestata ancora di più. Nilda in un secondo momento torna in ospedale per una visita di controllo e Fernando la trova in ospedale seduta in corridoio terrorizzata. Quindi Fernando le si avvicina, le chiede se stia bene, se vada tutto bene. E Nilda a questo punto è un fiume in piena. Si confida con Fernando, dice che Ariel era solita picchiarla anche con un bilanciere. Ha sempre dolori ovunque, soffre di convulsioni e peraltro sta perdendo la vista dall'occhio sinistro. Nilda e Fernando rimangono in contatto e durante un'altra visita all'ospedale Fernando dice a Nilda che vuole aiutarla, che la vuole portare via da quella casa perché Fernando, ahimè, si immagina come potrebbe finire la situazione con Nilda senza vita. Nilda dice a Fernando di aver paura di Ariel, ma Fernando le dice di non preoccuparsi, le dice che si sarebbe occupato di tutto lui. È così che nel 1996, 16 anni dopo essersi trasferita da Ariel, Fernando va a prendere Nilda in un momento in cui Ariel non è in casa. La donna porta con sé tre dei suoi figli. Angie, che ora ha 12 anni, sceglie di rimanere con suo padre. Ovviamente Ariel, quando scopre cosa sia successo, rintraccia Fernando Colon e dà di matto. Lo chiama al telefono urlandogli «Hai preso mia moglie!», quando in realtà i due non si sono neanche mai sposati. Colon risponde al telefono in modo molto molto tranquillo. Lei sta abusando di questa donna. Ho fatto tutte le copie dei referti medici dell'ospedale. Se cerca guai, le assicuro che li avrà. Quindi scelga lei, o si fa da parte, o finisce in prigione. Ariel Castro però, ahimè, non si ferma qui. Un giorno infatti segue una delle sue figlie per capire dove viva Fernando Colon. Quando trova l'abitazione dell'uomo e lo vede fuori di casa, gli urla direttamente «Ciò che ha fatto non è giusto!». Fernando invece gli risponde che ha fatto la cosa più giusta nel mondo, perché a causa sua quella donna sarebbe morta un giorno o l'altro. Arriva marzo del 1996, quando Nilda chiede ai tribunali dei minori la piena custodia dei suoi quattro figli, sottolineando che Angie viveva ancora col padre, ma sicuramente non riceveva le cure adeguate. Nilda spiega al tribunale che teme l'incolumità di Angie, considerando i numerosi trascorsi di abusi domestici. Nilda ammette che è riuscito più volte ad andare a recuperare i figli a scuola, sfruttando la sua posizione di autista di scuolabus nel distretto scolastico di Cleveland. Il caso si trascina per mesi, fino a quando nel gennaio del 1977 a Nilda viene concessa la piena custodia dei suoi quattro figli, compresa Angie, che va a vivere con lei. Arriva il 2000 ed Ariel conosce un'altra donna, Lillian Rodan. Il loro è letteralmente amore a prima vista. Lillian ogni tanto passa anche le notti da Ariel. Dormono nella grande camera che sta al piano superiore e alla donna la casa è sempre parsa normale. L'unica cosa che l'ha stranita è un grosso lucchetto che chiude la porta della cantina. Ariel però le spiega che in cantina in realtà tiene cose preziose, risparmi. Ecco perché la chiude con un lucchetto, vuole tenere tutto al sicuro. Di conseguenza Lillian non si fa più troppe domande, insomma.
La relazione funziona più o meno per un paio d'anni, prosegue fino al 2002, quando Ariel Castro molla Lilian tramite una lettera dicendole sì, che la ama, però non è abbastanza innamorato per continuare la relazione. Ma perché Ariel lascia in questo modo Lilian? Siamo sempre a Cleveland. Siamo ad agosto del 2002. Spostiamo un attimino il focus su un'altra ragazza, Michelle Knight. La ragazza sta uscendo da casa di suo cugino. Michelle ha vissuto la sua infanzia nel West Side della città. I suoi giorni di infanzia erano felici e trascorrevano tra l'aiutare sua madre a piantare dei fiori, a sistemare l'orto. Michelle amava anche dare delle mele al mini pony domestico del vicino. È una bambina tranquilla, ama gli animali e vorrebbe diventare una veterinaria. Intanto Michelle cresce. Ha molti amici, inizia a frequentare la scuola e pare anche che le piaccia andare a scuola. È particolarmente affascinata dalle lezioni d'arte, ma i suoi problemi ahimè iniziano quando ha malapena 17 anni. Michelle quindi torna a casa e dice a sua madre di essere stata vittima di violenza intima a scuola. Dice di aver denunciato la situazione alla polizia, ma non l'hanno presa sul serio. Michelle rimane incinta e poco dopo decide di lasciare la scuola, con l'intenzione di portare a termine la gravidanza e dare a suo figlio un futuro migliore. Michelle però, ahimè, frequenta dei ragazzi con dei problemi di dipendenze, abbastanza violenti, che in una data situazione fanno del male a suo figlio. Quando Michelle porta in ospedale suo figlio, i medici si rendono conto che quelle non sono ferite causate da una caduta accidentale. Chiamano di conseguenza gli assistenti sociali. Michelle, quel 23 agosto del 2002, esce da casa di suo cugino perché quel giorno è programmata un'apparizione al tribunale nel caso di custodia di suo figlio. Michelle però purtroppo in tribunale non ci arriverà mai. Si perde perché è a piedi ed incontra Ariel Castro in un parcheggio. Lui le offre un passaggio e Michelle accetta. Si sente a suo agio perché Ariel è il padre di un suo amico. Michelle ha malapena 21 anni. Ariel Castro la porta a casa sua con una scusa, le dice che le vuole far vedere dei cuccioli. E da lì Michelle non ne esce più. C'è un fatto. La polizia ha indagato poco sulla scomparsa di Michelle. Nel suo rapporto scrivono che è in una condizione mentale precaria, che spesso è confusa dall'ambiente circostante. In poco tempo hanno liquidato la sua scomparsa come un allontanamento volontario. La domanda che tutti ci dovremmo fare è: ma perché Michelle si è allontanata volontariamente quando doveva apparire in tribunale per la custodia del figlio? Non era una madre che non si prendeva cura di lui, anzi Michelle ama suo figlio. E per lei è stato davvero un brutto colpo quando gli assistenti sociali gliel'hanno portato via. Eppure la scomparsa di Michelle non ha attirato minimamente l'attenzione. Non è neanche stata rilasciata una sua foto. A 15 mesi dalla sua scomparsa, nel novembre del 2003, il suo nome viene cancellato dal database. Michelle Knight è la prima ragazza che Ariel Castro rapisce. Prima la chiude in una stanza al piano di sopra, la tiene legata mani e piedi, poi la solleva dal pavimento grazie a una specie di carrucola e la lascia lì, sospesa, per 3 giorni. Dopo i primi 3 giorni va da lei per offrirle del cibo e purtroppo per Michelle inizia il suo inferno personale. Ariel fa violenza su di lei anche più volte al giorno, la affama, la lascia senza vestiti, con un materasso buttato lì in una stanza, al freddo, con una catena legata alla vita. Michelle durante la sua prigionia è rimasta incinta per 5 volte, ma Ariel le ha sempre provocato aborti spontanei con la violenza. Non la fa mangiare, la colpisce con dei pesi, la sbatte contro il muro. Il tutto continua in questo modo per 9 mesi, tanto che Michelle perde totalmente la voglia di lottare. Inizialmente prova spesso a scappare, ma quelle sono tutte trappole di Ariel. Una volta finge di essersi scordato la porta aperta, un'altra volta finge di essersi scordato di chiuderle il lucchetto, che la tiene incatenata. Michelle ogni volta che prova a scappare non ce la fa, Ariel la becca sempre ed ha un ottimo motivo per farle del male oppure per far violenza su di lei. Arriva il 21 aprile del 2003. Amanda Berry deve fare un turno di 4 ore al Burger King, dove ormai lavora da circa un anno. Siamo sempre a Cleveland e Amanda il giorno dopo avrebbe compiuto 17 anni. Amanda ci mette circa 10 minuti a piedi per raggiungere il lavoro e nonostante il suo turno sarebbe dovuto finire alle 7, il suo capo per le 7 meno 10 le dice che è libera di andare a casa. Amanda quindi prova a chiamare il suo ragazzo, DJ. Stanno insieme da poco più di un mese, però Amanda ci si trova bene con lui. Prova a chiamarlo, ma il ragazzo non risponde. E lei vorrebbe essere accompagnata a casa da qualcuno, perché è buio e non è sicuro. Amanda prova a chiamare DJ, il suo fidanzato, per almeno 20 minuti. Poi, arrivate le 7:20, 7:30... perde le speranze e decide di tornare a casa a piedi. Quando Amanda sta tornando a casa, riceve una chiamata anche da sua sorella, che è in macchina con sua madre perché lavorano nella stessa fabbrica. Ed entrambe dicono ad Amanda di essere uscite prima dal lavoro, quindi le chiedono se ha bisogno di un passaggio. Amanda però dice che anche lei è uscita prima dal lavoro e che quindi sta già tornando a casa a piedi. Amanda, camminando, nota che c'è un furgone che blocca il passaggio. È per metà sul marciapiede. Amanda, quando trova questo furgone davanti al marciapiede, è ancora al telefono con sua sorella, quindi lo supera senza alcun problema. Guarda un attimo l'uomo alla guida e lo riconosce. O meglio, Amanda sa che quell'uomo è il padre di
due suoi amici. Di conseguenza Amanda gli sorride e continua ad andare avanti per la sua strada. Chiude la chiamata con la sorella, fino a quando Ariel, piano piano, non si accosta a fianco a lei col suo furgoncino. Le chiede se vuole un passaggio. Amanda ci pensa, le mancano appena 5 minuti a piedi per tornare a casa, ma non ha voglia di camminare, quindi accetta il passaggio di Ariel. Amanda, conoscendo i figli di Ariel Castro, chiede se stanno bene. Ariel dice che sua figlia sta molto bene e che è a casa, quindi chiede ad Amanda se vuole per caso passare a salutarla. Amanda accetta, ed è qui che di nuovo accade il peggio, perché Amanda entra nel furgone di Ariel convinta di andare a trovare una sua amica che non vede da tempo, e invece si ritrova rinchiusa in casa sua. La storia si ripete. Ariel la chiude in una stanza a secondo piano, le ordina di togliersi i vestiti e immediatamente fa violenza su di lei. Amanda però sa che c'è un'altra ragazza oltre a lei in quella casa. Ariel l'ha definita la sua inquilina, ma Amanda è stranita. Urla più volte aiuto, ma quella ragazza non va ad aiutarla. Ariel continua a far violenza su di lei, poi prende un pezzo di scotch e le tappa la bocca. La lega a mani e piedi e prende un casco da moto da un armadio. Ariel mente ad Amanda, dice che la sta conciando in quel modo col fine di portarla a casa. Ma Amanda ha capito che Ariel dice balle. E infatti Ariel la porta nello scantinato. La mette seduta su un pavimento, la appoggia ad un palo. Afferra poi delle grosse catene. Catene che solitamente usano i camion per trainare delle macchine. E gliela passa attorno alla pancia. Ariel quindi incatena Amanda ad un palo. E poi chiude le catene con un grosso lucchetto. Amanda prova a liberarsi, chiede aiuto, riesce a togliersi il nastro che le copre la bocca. Ma purtroppo non riesce a liberarsi dalle catene. Quindi a un certo punto si addormenta sfinita, in quello scantinato buio e umido. Amanda si sveglia solo con i suoni dei passi di Ariel. È chiaro che l'uomo sta scendendo da lei. Quando la vede, Ariel nota che ha provato a scappare e quindi le dice in tono allegro: ti avevo detto di non provare a fuggire. Comunque ti ho portato la colazione, ma prima devi lavarti. È così che Ariel allenta la catena da Amanda, toglie il lucchetto, l'aiuta ad alzarsi e l'accompagna nel bagno vicino alla cucina. Le dice quindi di spogliarsi, di farsi una doccia. Amanda esegue gli ordini. Entra in doccia, chiude gli occhi e finalmente ha qualche minuto per lei. È sola, sotto l'acqua calda, che è così rilassante. Peccato che Amanda ha capito male, perché Amanda non ha privacy. Di conseguenza, Ariel entra in doccia subito dopo di lei. Ariel però in questo caso si comporta con Amanda in un modo davvero molto dolce, troppo dolce. Le lava i capelli, le lava la schiena, la carezza. Poi esce dalla doccia e le mette dei cerotti sulle dita sanguinanti. Ariel quindi esce dalla doccia, si veste e poi dà ad Amanda dei suoi pantaloni da jogging e una sua camicia. Poi la porta in soggiorno. Si siedono sul divano e Amanda mangia un croissant salato con prosciutto e uova. Amanda ovviamente è ancora sotto shock, lui le parla come se nulla fosse, lei però non lo ascolta, è preoccupata, è spaventatissima. Fino a quando Ariel non le ordina di andare al piano di sopra, nella sua camera, nella camera in cui Amanda ha subito violenza. Ariel le dice di mettersi lì, nella stanza, di sdraiarsi sul materasso che non ha neanche mezzo lenzuolo e di rilassarsi. Amanda si stende e sente Ariel che si stende a fianco a lei. E a questo punto Amanda pensa al peggio. Le cose però in questo caso vanno diversamente, perché l'uomo si sdraia accanto a lei, l'abbraccia e si addormenta. La verità però è che Amanda non è neanche sicura che quell'uomo si sia davvero addormentato. E se lui stesse facendo finta di dormire per capire se lei avesse provato a fuggire? Amanda non sa che pensare, quindi se resta lì, immobile, a fissare il soffitto, mentre il suo aguzzino l'abbraccia e dorme. Ariel di colpo si sveglia, apre gli occhi e ordina ad Amanda di andare al piano di sotto. La fa quindi scendere nuovamente in cantina, la incatena nuovamente al palo e accende una TV che ha posizionato lì poche ore prima. Alza il volume della televisione al massimo, spegne la luce e se ne va. Di nuovo Amanda è rimasta sola. Poi, di colpo, ha un'illuminazione. Se lo ricorda. Quel giorno compie 17 anni. Forse è per questo che Ariel l'ha trattata in un modo così gentile al suo risveglio. Qualche giorno dopo Ariel decide di trasferire Amanda direttamente al piano di sopra, nella camera in cui ha subito violenza. È ancora incatenata e non riesce neanche a riposare perché le catene sulla vita pesano. Il lucchetto pesa ancora di più, le fa male. Il suo bagno è un grosso bidone di plastica che peraltro Ariel svuota di rado. Amanda, anche se incatenata, può raggiungere il bidone di plastica, non può raggiungere invece la luce oppure le finestre coperte da delle pesanti tende grigie. Ariel le ha spiegato che tiene le luci fuori dalla sua portata perché è probabile che accendendo e spegnendo le luci Amanda attiri l'attenzione dei vicini. Ariel è davvero molto prudente, guarda costantemente fuori dalla finestra per vedere se qualcuno sta per caso osservando la casa in modo strano. Quando esce lascia sempre la radio del corridoio accesa a un volume altissimo. In questo modo Amanda, anche se urla, non può essere sentita da nessuno. Amanda riesce a stento a sentire l'audio della sua televisione da quanto la musica in corridoio è alta, perché sì,
Amanda può guardare la televisione, in realtà può fare solo quello, ed è l'unico modo che ha per far passare il tempo. Amanda si chiede ancora chi possa essere la ragazza che Ariel ha sostenuto sia la sua coinquilina. Amanda non l'ha mai vista fuori dalla sua camera, ma la cosa non la stupisce perché è stata per ore e ore chiusa in uno scantinato. Però Amanda si chiede perché quella ragazza non cerchi di aiutarla. La situazione è alquanto strana. È possibile che sappia cosa sta facendo Ariel, ma che non le importi, perché l'uomo le dà la possibilità di vivere lì? Purtroppo la verità noi la sappiamo, no, non è così. Nella stanza a fianco è rinchiusa Michelle Knight, la ragazza scomparsa nell'agosto del 2002. Amanda mangia una volta al giorno, esattamente come Michelle, e Ariel porta sempre comunque ad entrambe cibo da fast food. Sempre e solo cibo da fast food. Ariel a volte rincasa alle 18 di sera, altre volte però rientra anche a mezzanotte e lascia lì le ragazze, che quindi muoiono di fame, poverine. Amanda e Michelle non si sono ancora viste, non si sono salutate, non hanno avuto ancora contatti, ma entrambe sono consapevole di una cosa: non sono sole, le separa un corridoio. Una sera Ariel chiede ad Amanda se ha voglia di scendere con lui in salotto per guardare la televisione. Quella è l'ultima cosa che vorrebbe fare Amanda, però tutto pur di uscire da quella stanza, quindi accetta. Ariel la porta al piano di sotto, iniziano a guardare la televisione e ecco che sui telegiornali appare la sua faccia. Appaiono i suoi genitori, appare sua madre. Ed è proprio per questo che Ariel ha scelto di far guardare la televisione ad Amanda. Per farle vedere che la stanno cercando, ma che non la troveranno mai. Mentre Ariel guarda con curiosità il telegiornale, Amanda lo osserva. E capisce. L'uomo è orgoglioso di se stesso, sta ammirando la sua opera, perché sente di aver fatto qualcosa di davvero grosso e questo lo fa sentire importante. Ovviamente con i giorni che passano anche Amanda, così come Michelle, entra in una routine totalmente malata, che però in qualche modo deve far sua, se vuole sopravvivere. L'unica cosa che chiede Amanda ad Ariel è un diario. Dice che vorrebbe scrivere soprattutto delle lettere dirette ai suoi genitori, senza però mai spedirle. Questo la farebbe sentire più vicina a loro, e quindi Ariel la contenta, va in un negozio a tutto un euro e le compra un diario. Ariel quindi concede ad Amanda un diario, ma le dà una regola: può scrivere quello che vuole, tranne i nomi. Nessun nome deve apparire in quel diario. Ariel, in questo caso, è davvero molto molto crudele nei confronti di Amanda, perché è convinta, Amanda, di poter essere liberata. Ariel glielo promette, le dice che al massimo entro un paio di mesi lui l'avrebbe liberata. E qui si nota effettivamente la disperazione di Amanda, perché lei ci crede, lei vuole essere liberata. Una sera però Ariel fa ad Amanda una sorpresa non tanto gradita. Torna a casa, dice che con il suo telefono ha chiamato sua madre e le ha detto che loro due si erano sposati. Quando la madre di Amanda chiede ad Ariel quando sua figlia sarebbe tornata a casa, Ariel risponde: non lo so, però sappia che sta al sicuro. Amanda a questo punto prega Ariel di darle la possibilità di chiamare a casa per avvisare tutti, per dire che almeno è viva. Non vuole dire che è prigioniera di Ariel, ma quantomeno dire che non è venuta a mancare. Ariel però le dice che può scrivere una lettera ad una condizione. In quella lettera avrebbe dovuto dire che non è stata rapita, ma che è scappata di casa volontariamente. A questo punto Amanda si rifiuta. Dice di no. Amanda dice ad Ariel: non dirò mai alla mia famiglia che sono scappata. Questo li ferirebbe ancora di più. Preferisco che si chiedano cosa mi sia successo anziché pensare che li ho abbandonati. Ariel la guarda, fa spallucce e dice ok, e poi fa di nuovo violenza su di lei. Arriva maggio, Amanda è prigioniera di Ariel da più o meno un mese e Ariel un giorno va da lei e le chiede se ha voglia di darle una mano col bucato. Amanda ovviamente non vorrebbe dare una mano ad Ariel col bucato, però qualsiasi cosa pur di uscire da quella stanza. Quindi dice ad Ariel che l'avrebbe aiutato. Ariel quindi la slega dalle catene, la fa uscire dalla sua camera e indica la camera di fronte a lei. Le dice che quella camera va pulita. Amanda a questo punto si rende conto che devono pulire la camera della coinquilina di Ariel e quindi inizia a farsi delle domande. È possibile che lei sappia qualcosa ma taccia? Amanda crede che Michelle sia complice di Ariel, poi però vede chiaramente Ariel che apre la sua porta dall'esterno e quindi capisce che anche quella ragazza è stata rapita. Amanda entra nella stanza e vede Michelle. È una ragazza abbastanza minuta, con i capelli bruni. Non riesce a capire se è incatenata perché è coperta da un lenzuolo, però anche lei sta sopra un materasso, buttata lì con una televisione accanto. Ariel fa le presentazioni, ma non dice ad Amanda come si chiama la ragazza che sta nell'altra stanza. La presenta dicendo: Amanda, questa è la mia coinquilina. Le due ragazze quindi si presentano, si limitano a dire ciao e poi restano in silenzio. Ariel dà ad Amanda un sacco della spazzatura e
le dice di raccogliere l'immondizia. E in effetti Amanda si rende conto che quella camera è davvero ridotta malissimo. Ci sono ovunque vecchi cartoni di pizza, buste di McDonald's, buste di Burger King. Ci sono disseminati per la stanza tovaglioli sporchi incrostati, croste di pizza. Sembra che quella roba sia stata accumulata in settimane e quindi Amanda non può far altro che chiedersi: ma questa ragazza da quanto tempo è qui dentro? Amanda vorrebbe fare mille domande a quest'altra ragazza, però non può perché Ariel è lì che le sorveglia. Quindi Amanda si limita semplicemente a raccogliere la spazzatura con Ariel che segue attentamente ogni sua mossa. Appena vede che Amanda ha riempito il sacco della spazzatura, dice: bene, perfetto, ok, è ora di andare. La spinge quindi verso la camera e la conduce verso la cantina. Amanda viene quindi condotta in cantina e non vorrebbe rientrarci in quella cantina, però non ha altra scelta perché Ariel vuole andare lì. Ha paura di essere punita Amanda. Poi però, quando scendono in cantina, Ariel indica una cumulo di panni sporchi e dice: puoi iniziare da quelli. A questo punto Amanda si tranquillizza e capisce che davvero Ariel vuole fare il bucato. Amanda quindi inizia a dividere i bianchi dai colorati, fa il primo carico di lavatrice e poi Ariel la riaccompagna su, in camera sua, e la incatena nuovamente. Il 16 maggio Ariel va a cena da sua madre e Amanda la trova una cosa strana perché Ariel non spende mai parole lusinghiere per sua madre, però la va a trovare spesso. Eppure Ariel ad Amanda ha raccontato che da bambino sua madre lo picchiava spesso, lo maltrattava. Amanda però che ormai crede davvero poco alle parole di Ariel. Quindi Amanda pensa che anche quella possa essere una storia che l'uomo si è inventato di sana pianta. I giorni passano ed ecco che arriva la prima estate, arriva giugno del 2003. Amanda è affamata, non mangia da giorni, non capisce però perché Ariel non le dia da mangiare, ma le dia sigarette e sostanzine leggere. Amanda inizia a far uso di sostanze proprio per riuscire a staccare il cervello. Il dolore si attenua, la mente vaga, riesce in qualche modo a staccarsi dalla sua condizione e il tutto diventa un po' più accettabile da sopportare. Passa giugno e Amanda si rende conto che Ariel ha letteralmente una seconda vita. Fuori da quella casa infatti sembra un tipo gentile, parla con tutti, parla anche con i vicini, guida uno scuolabus, fa lavoretti di meccanica nel cortile, compra dei regali per le sue figlie, insomma sembra un uomo normale. E per Amanda la sensazione di solitudine e desolazione si fa ancora più profonda. Spera che qualcuno si renda conto prima o poi di quello che fa Ariel in casa, ma le sue speranze sono ormai poche. Passa agosto, settembre, ottobre, novembre, ormai Amanda ha finito le pagine del diario che gli aveva comprato Ariel e a questo punto Amanda inizia a scrivere sui tovaglioli del fast food. Continua a guardare la TV, sempre a ripetizione, è l'unica cosa che può fare. Arriva gennaio del 2004 e Ariel non si limita solo a far violenza su Amanda, no, ormai la obbliga anche a dirle che lo ama, lo obbliga ad abbracciarlo. Amanda non vuole fare questa cosa, però sa che se lo accontenta è meno violento. Ariel ripete in continuazione che Amanda è sua, le dice che stanno assieme e Amanda si chiede come possa pensarlo se deve chiudere la porta a chiave per farla restare lì, incatenata. Arriva il 2 aprile del 2004 e Ariel cattura un'altra ragazza, una portoricana, Gina De Jesus. La sua famiglia ha tanti amici, casa sua è sempre piena di gente, ma lei è un po' timida, ha un carattere un po' più chiuso, quindi talvolta preferisce stare tranquilla da sola in camera sua. Gina conosce la figlia di Ariel Castro, Arlene. Quel pomeriggio pensano di andare a pattinare, poi Gina di colpo si ricorda di essere in punizione perché 3 settimane prima i suoi genitori l'hanno beccata a fumare una sigaretta in camera. Gina quindi chiede ad Arlene di andare a casa sua. Arlene chiama da una cabina telefonica sua madre per chiederle se può andare a casa di Gina, ma sua madre le dice che deve tornare a casa. A quel punto Gina e Arlene si dividono e si salutano. Gina sa che deve muoversi per tornare a casa perché le aspetta 40 minuti di camminata a piedi e piove Gina anche. Deve sbrigarsi altrimenti i suoi genitori si preoccuperanno. Dopo appena un isolato, un signore con una jeep accosta. Gina lo guarda e lo riconosce, è il padre di Arlene, la sua amica. Guida lo scuolabus e qualche mese prima, al concerto del coro, di cui fa parte sia Gina che Arlene, i genitori di Gina si sono anche intrattenuti con quell'uomo, hanno fatto qualche chiacchiera. Ariel quindi chiede a Gina se ha visto sua figlia Arlene. Gina indica una via dietro di lei e gli dice sì, è andata da quella parte, guardi, se percorre quella strada in 30 secondi la trova. L'uomo però insiste e dice, non è che mi puoi accompagnare per cercarla? Gina gli risponde, guardi, non c'è bisogno, le ripeto, svolti su quella strada e la troverà che sta camminando per tornare a casa sua. Ma di nuovo Ariel insiste, vuole che Gina vada con lui a cercare sua figlia e Gina quindi fa spallucce e dice va bene, non ha motivo di preoccuparsi e i genitori si conoscono. Ariel ovviamente non porta Gina a cercare
Arlene, sua figlia, ma la porta a casa sua. E anche in questo caso la rinchiude. La storia anche in questo caso si ripete. Gina rimane chiusa per qualche giorno in cantina, poi Ariel la va a recuperare e la porta al piano di sopra, in salotto, dove ha posizionato un materasso su cui lui stesso aveva costruito con dei legni una struttura che assomiglia ad un letto a baldacchino. Gina teme il peggio, ha solo 14 anni ed è vergine. Ariel però non le fa niente, la palpeggia solamente, poi si addormenta. In televisione anche Gina vede i suoi genitori. La stanno cercando e la polizia ha rincominciato le ricerche anche per trovare una ragazza di nome Amanda Berry, che è stata rapita un anno prima sulla stessa strada in cui Ariel ha rapito Gina. Ed è anche la stessa strada in cui Ariel ha rapito Michelle, anche se né Amanda né Gina lo sanno. Gina però è più preoccupata di Amanda perché conosce Ariel e sa quanto appaia normale agli occhi esterni. Gina ricorda che quando passava da casa sua salutava sempre con un sorriso e lei ha sempre ricambiato. È conosciuta da tutti come una persona normale, che ha un buon rapporto con i vicini, un buon lavoro. Gina ricorda che ha addirittura suonato nella band della scuola con sua madre. La domanda che le rimbomba in testa è quindi: qualcuno riuscirà un giorno a rendersi conto che è lui che mi ha rapita? Ariel si comporta con Gina esattamente come si è comportato con Amanda, le dice bugie, le nutre di false speranze. Ogni volta che Ariel esce, Gina torna in cantina, fino a quando la ragazza non trova il coraggio di avanzare una mezza richiesta. Vuole sapere se al piano di sopra ci sono delle stanze libere, se può occupare una di quelle. Ariel ci pensa, dice che sopra c'è un po' di disordine, ma nel giro di 2 giorni pulisce una stanza e la da Gina. È vuota, c'è un materasso sbattuto a terra e un radiatore a cui è attaccata l'estremità di una catena. Gina ovviamente è di nuovo imprigionata, però è sicuramente meglio di stare in cantina. Spesso Ariel e Gina guardano la televisione insieme. Ai telegiornali continuano a mostrare la foto di Amanda Berry e a Gina quella ragazza ricorda qualcuno. Poi di colpo capisce. In quella stanza c'è attaccato uno specchio, lontano dalla sua portata, e su quello specchio c'è attaccato una foto di una ragazza bionda. Una ragazza bionda che assomiglia paurosamente ad Amanda Berry. Gina quindi chiede all'uomo chi sia la ragazza nella foto. Ariel risponde che è semplicemente la sua ex ragazza. E Gina li capisce. Quella è Amanda Berry. Nonostante questo, Gina insiste, glielo chiede, vuole sentire la verità dalla sua bocca. Gli chiede: l'hai rapita? Lui risponde: no. Gina però non ci crede, quindi lo fissa e inizia a fargli tante domande su Amanda Berry. Amanda è sparita esattamente un anno prima. E Gina pensa che se quella ragazza è stata fatta fuori da Ariel, anche a lei sarebbe toccata la stessa fine. Ariel si rende conto che Gina è terrorizzata e quindi, per calmarla, le dice che è vero, Amanda Berry è con lui, in casa. Gina però è ancora dubbiosa, quindi Ariel le dice: dai, vieni, te la faccio vedere. La slega dalle catene e la porta fuori da camera sua, nel corridoio. Le dice che può guardare solo per un attimo perché non vuole che le ragazze si accorgano della sua presenza. Ariel quindi apre la porta della camera a fianco alla sua e Gina vede una ragazza girata di spalle con i capelli biondi che sta guardando la televisione. Gina la vede, Ariel chiude la porta, la guarda e con fare orgoglioso le dice: ne ho anche un'altra. Gina chiede ad Ariel come si chiami e lui per la prima volta lo dice: si chiama Michelle. Apre quindi la porta di un'altra stanza del corridoio e Gina riesce a intravedere una ragazza con i capelli bruni che sta guardando la televisione. Anche Amanda a questo punto sa come si chiama l'altra ragazza, la ragazza della porta accanto, l'ha nominata lei. Amanda è ormai prigioniera di Ariel da un anno, ma non ha mai avuto modo di parlare con Michelle. E quindi Ariel dice ad Amanda che Michelle è felice. Sostiene che sia meglio lì, da lui, perché a casa sua ha una famiglia davvero incasinata. Non piange mai, ascolta musica metal. Ariel dice che balla spesso in camera sua. Amanda a questo punto non riesce a vedere di buon occhio Michelle. Però non le ha mai parlato, quindi vorrebbe porgerle qualche domanda per capire se ciò che ha detto Ariel rappresenta il vero. Arriva il 16 aprile del 2004 e finalmente Amanda, dopo giorni, può farsi una doccia. Viene quindi portata da Ariel al piano di sotto e la ragazza vede un letto in soggiorno e capisce. Dai telegiornali già aveva capito, perché avevano incominciato a parlare di lei a seguito della scomparsa di un'altra ragazza, Gina De Jesus. E lì Amanda arriva a capire che anche Gina De Jesus è prigioniera, esattamente come lei. A questo punto Amanda e Gina guardano da 2 camere separate, ma vicine, lo stesso telegiornale. Molte trasmissioni parlano di loro perché sono entrambe sparite nello stesso quartiere, a poca distanza l'una dall'altra.
tempo continua a passare ed è chiaro che Ariel tratta Gina in modo diverso perché Amanda e Michelle subiscono maltrattamenti, mentre Gina non subisce alcuna violenza per almeno un mese di prigionia. Poi Ariel fa violenza anche su di lei. Anche con lei ricomincia la stessa situazione che ha vissuto Amanda. A Gina, Ariel inizia a darle tante sigarette e degli alcolici che la ragazza non aveva neanche mai provato prima. Ma anche per lei la priorità è cercare di staccarsi dalla realtà e bere è una soluzione. Gina si sente sola, non parla con nessuno e sta letteralmente andando fuori di testa, esattamente come stava andando fuori di testa Amanda all'inizio della sua prigionia. Questa è una cosa davvero pesante, perché quando non hai nessuno con cui parlare tranne il tuo aguzzino, e questa cosa si protrae per anni, credo sia una cosa davvero terribile. Un giorno Ariel chiede a Gina, così di sfuggita, se ha voglia di avere un'amica, qualcuno con cui parlare. Gina ovviamente dice di sì e lui dice che avrebbe permesso a Michelle di spostarsi in camera sua se lui le avesse dato una mano a pulire. Gina lo aiuta, quindi l'uomo decide di staccarle la catena e di portarla in camera di Michelle. Ci sono però delle regole. Gina a Michelle non può dire il suo vero nome. Ariel gli chiede di fingersi sua figlia, Emily. Ariel accompagna Gina da Michelle, ma di certo non le lascia lì da sola a chiacchierare. Le due si presentano e Michelle per la prima volta dice il suo nome per intero, Michelle Knight. Gina vorrebbe farle mille domande, vorrebbe chiederle come è finita lì, se lui la tratta bene, se la tratta male, ma Ariel è lì con loro, che le ascolta, e quindi non possono far altro che parlare di musica e programmi televisivi. Poi Gina osa dire a Michelle, sai, a me piace tanto fare i capelli, un giorno se vuoi potrei farteli. Michelle risponde, sarebbe bello. A quel punto Ariel mette fine al discorso e riporta Gina in camera sua. Arriva la fine dell'estate 2004 e Ariel decide di mettere Gina e Michelle insieme nella stessa stanza. Inizialmente non parlano, hanno paura che Ariel le tenga sotto controllo, poi però si rendono conto che possono parlare liberamente. Ariel entra in quella stanza con un fine, farà violenza prima sull'una e poi sull'altra. Gina e Michelle quindi iniziano a parlare, Michelle inizia a dire a Gina che è chiusa lì dentro da 2 anni. È stata rapita quando aveva 21 anni. Michelle racconta a Gina che Ariel l'ha fatta salire sul suo furgone Bordeaux per darle un passaggio fino al tribunale. Poi però ha detto a Michelle che aveva a casa dei cuccioli di cane, ha chiesto se volesse vederli, Michelle ha consentito e da quella casa non è più uscita. Michelle sostiene di essere salita sul furgone di Ariel Castro per un solo motivo. Conosceva sua figlia, Emily. Gina ci pensa e non riesce a capacitarsi che entrambe sono amiche dei figli di Ariel Castro. Michelle dice a Gina che i telegiornali di lei neanche hanno mai parlato, quindi dubita fortemente che i suoi genitori abbiano sporto una denuncia di scomparsa. Le ragazze a questo punto iniziano a incrociarsi ogni tanto, iniziano a parlare e qualche volta addirittura riescono anche a strapparsi una risata a vicenda. È così che si trascina un altro anno. È agosto del 2005 quando Ariel dice alle ragazze di preparare le loro cose, in quanto i suoi figli hanno fatto una miriade di domande. Chiedono perché non possono andare liberamente al piano di sopra per vedere le loro vecchie camere da letto. E quindi Gina, Michelle e Amanda vengono spostate tutte e tre nello scantinato. A questo punto queste ragazze si ritrovano tutte e tre assieme e iniziano a parlare. E si rendono conto in breve tempo che Ariel le ha tenute separate con un solo fine, per poter dire cose cattive l'una dell'altra in modo da metterle contro a prescindere. Ad Amanda Ariel diceva che Gina e Michelle non subivano nessuna violenza, per lui erano solo le sue domestiche. L'unica persona con cui si sfoga Ariel è lei, Amanda. Gina e Michelle dicono ad Amanda, sì, magari, non è così. Ariel fa violenza anche su di loro e per di più mentre erano incatenate assieme. È in questo momento che tra le ragazze nasce una specie di legame. Arriva il 22 aprile del 2006, le ragazze sono di nuovo divise. Gina e Michelle in una stanza, Amanda da sola in un'altra. Quel giorno Amanda non solo compie 20 anni, ma è anche convinta di essere rimasta incinta. Ha saltato il ciclo e vomita in continuazione. Amanda lo dice anche ad Ariel, però è spaventata perché sa che Michelle ha avuto 5 aborti spontanei a causa sua. Ariel però la gravidanza di Amanda la prende in modo diverso. Amanda gli dice che vorrebbe tenerlo. Ariel sembra confuso, non dice niente. Esce semplicemente dalla stanza. A questo punto Amanda, inevitabilmente essendo incinta, viene trattata meglio. E quindi ecco che Gina e Michelle iniziano di nuovo a non trovare troppo simpatica Amanda. Amanda ora vive davvero in modo diverso perché Ariel è interessato al bambino che porta in grembo. A Natale del 2006 Amanda mette al mondo una bambina. E durante tutta la gravidanza Ariel ha detto più volte ad Amanda che una volta nata quella bambina l'avrebbe comunque lasciata davanti a una chiesa perché non poteva prendersene cura. Però quando la bambina nasce,
Ariel ha occhi solo per lei. Il problema è che Amanda, durante la gravidanza, non è mai andata da mezzo medico, da mezzo dottore, non ha mai fatto neanche mezza analisi. E questo è un problema. Ariel, per di più, dice che non ha intenzione di comprare niente per quella bambina perché non vuole farsi vedere a comprare roba per neonati. Ma quella bambina ha bisogno di pannolini e, per di più, non riesce neanche a mangiare dalla mamma, quindi avrebbe bisogno del latte in polvere. Amanda non sa nulla di queste cose, non ha affrontato un corso preparto, non si è preparata, quindi non sa come dar da mangiare a sua figlia. Grazie a Dio, dopo 4 giorni, la bambina si attacca al seno della madre e inizia a nutrirsi. Amanda a quel punto ha occhi solo per la sua bambina, le interessa solo della sua incolumità e la chiama Jocelyn Jade. È in questo momento che le ragazze un pochino si assopiscono. È assurdo pensarlo. Ma mentre le loro famiglie sono anni che continuano a cercarle, loro sono davvero lì, a Cleveland, a pochi passi, a casa di Ariel Castro. E ormai si sono adattate ad essere prigioniere. La bambina cresce, Gina scopre di amare tantissimo il cucito. L'ha imparato proprio lì e quindi Gina di colpo inizia a rammendare qualsiasi cosa riesca a trovare in giro per casa. Riattacca addirittura i bottoni a delle camicie di Ariel che si erano staccati. Ariel, nonostante tutto, nonostante le cose terribili che ha fatto alle ragazze, fa il padre. E lo fa per davvero. Arriva ottobre del 2007 e Ariel porta a casa per Jocelyn, sua figlia, un tappeto bordeaux su cui gattonare. Per di più, ormai spesso le ragazze sono senza catene, anche perché ormai c'è in giro per casa la bambina. Amanda ammette che Ariel fa meno volte violenza su di lei da quando è nata Jocelyn, ma non ha smesso di farlo. Aspetta solo che la bambina stia dormendo. Nonostante ciò, più il tempo passa, più Ariel si affeziona a lei. La culla spesso, la chiama bella, la bacia. Gina di colpo si ritrova ad avere un sacco di faccende da sbrigare, in quanto alla fine i pannolini Ariel non li va a comprare. Li crea con degli asciugamani e quindi ogni volta devono essere rilavati questi asciugamani. Gina in quel periodo è diventata più o meno la governante della casa. Tutte però sono d'accordo su una cosa: la vita da quando è nata Jocelyn è meno dura lì dentro. Arriva marzo del 2008 e Ariel Castro decide addirittura di comprare una videocamera per fare dei video su richiesta di Amanda, di modo che Jocelyn possa vedersi da grande. Così Ariel sta riprendendo Jocelyn mentre apre il suo primo cestino di Pasqua. Jocelyn cresce e Amanda fa di tutto per tenerla impegnata. Quella bambina ha tantissime forze, gioca, corre, disegna, vuole che sua madre le legga delle storie. Ha solo 2 anni e Amanda ce la mette tutta per darle una vita che si avvicini il più possibile alla normalità. Jocelyn non ha mai messo piede fuori da casa. Non ancora. E per di più Ariel ha fatto di tutto per non far scoprire ai vicini che lì dentro c'era una bambina e che una donna a Natale del 2006 aveva partorito. Ragazze e ragazze, la cosa più assurda sono i vicini che sostengono di non aver mai sentito niente. Dicono solo che Ariel si comportava in modo strano e aggiungono che lo vedevano spesso tornare a casa con del cibo da fast food. Niente di più. A giugno del 2009 Ariel smette totalmente di incatenare le ragazze. Inizialmente finge di esserselo scordato e anche quello è un modo per metterle alla prova. Proveranno a scappare? Le 3 ragazze oramai sono così tanto abituate a quella realtà che sono solo felici di non aver più quel cavolo di peso addosso. Le loro caviglie sono malconce, hanno tanti lividi, graffi, cicatrici. Ma finalmente queste 3 ragazze possono camminare, iniziano anche a fare delle flessioni per recuperare un po' di forza muscolare, d'altronde sono rimaste sedute o sdraiate per anni. Amanda a quel tempo inizia a vedere Ariel in modo diverso, lo considera sempre una pessima persona, ma vede quanto sia amorevole con sua figlia, di conseguenza pensa, anzi negli anni se ne convince, che in Ariel non ci sia solo la componente malvagia. Anzi, Amanda è convinta che Ariel può essere un padre amorevole. E se lei da tutta quella situazione ne avrebbe potuto ricavare del calore umano, ne avrebbe approfittato. Ormai Ariel e Amanda dormono assieme. Chiude la porta della camera comunque ogni sera prima di addormentarsi da un bacio a Jocelyn e ad Amanda per augurarle la buonanotte. E ad Amanda va bene così. Jocelyn a 2 anni e mezzo finalmente inizia ad uscire. Arriva giugno del 2010 quando Ariel dice ad Amanda che le deve dire una cosa brutta. Amanda ci rimane di sasso quando Ariel le dice: sai, non l'ho mai detto a nessuno, in quanto Amanda era sua prigioniera da ben 7 anni. Cosa mai avrebbe taciuto Ariel? Cosa avrebbe avuto paura di dirle? Ariel la guarda e le dice: promettimi che non userai mai questa cosa contro di me. Amanda glielo promette e nel frattempo pensa al peggio. Ariel le dice che sua figlia Emily aveva grossi problemi di depressione e disturbi mentali.
Ha tentato quindi di far del male alla sua bambina e poi di togliersi la vita. Sia la bambina che Emily si sono salvate. Ma ora Emily deve scontare 25 anni di carcere. Amanda non sa effettivamente che dire, è una storia tristissima, quindi si limita a dire ad Ariel «mi dispiace». Ma Ariel risponde, tali parole. «Forse la punizione di Dio per ciò che sto facendo a voi». Amanda a questo punto pensa, è incredibile. È convinto che tutto il mondo ruoti attorno a lui. Arriva febbraio 2011, Ariel ha un'illuminazione, quindi sveglia Amanda, la porta in cucina e le vomita addosso una marea di parole. Parla per un'ora e mezza. Le racconta che ha subito violenza da piccolo, le racconta che sua madre lo picchiava spesso, le dice che ha una dipendenza per le cose e ce l'ha fin da quando è bambino. Amanda non batte ciglio, lo guarda e dice semplicemente, beh, deve essere stato difficile. Lui la guarda e le dice che non l'ha mai confidata a nessuno questa cosa. Amanda però quella storia durante gli anni l'ha sentita almeno 4-5 volte. Per caso Ariel si è scordato di avergliela confidata? Ariel è depresso, dice che questa sua doppia vita lo sta letteralmente mandando in paranoia, è sempre preoccupato, soffre di gravi mal di testa. E poi Ariel inizia a parlare con Amanda della sua ex, Nilda. E racconta ad Amanda anche come maltrattava lei. Amanda anche in questo caso ascolta una storia che già conosce, ma finge che per lei sia del tutto nuova. Amanda riconosce che ultimamente Ariel si è migliorato tanto rispetto ai primi anni. Compra tutte più vestiti, dà tutta la porzione di cibo giusta, talvolta alza ancora la voce, ma si è ridimensionato parecchio. Amanda ad esempio dice che più che altro Ariel continuava a punirle. Amanda, ad esempio, per 2 giorni non ha potuto usare il bagno perché una risposta che ha dato ad Ariel l'ha indispettito. Ha dovuto quindi tirar fuori nuovamente il bidone che utilizzava quando era in catene. Ariel, durante quella stessa notte, guarda Amanda e dice «Sai, a volte credo di non aver sentimenti, credo di avere il cuore di ghiaccio». Amanda non si scompone e pensa nella sua testa «Beh, lo credo anche io da anni». Amanda lo pensa, ma non lo dice. Ha imparato a tenere la bocca chiusa all'occorrenza. Quindi lo pensa e basta, perché Ariel può comandare le sue azioni, può comandare le sue parole, ma non può comandare i suoi pensieri. Amanda lo lascia sfogare per un'altra mezz'ora, poi gli fa la fatidica domanda. Quando ci liberi? Quando ci fai tornare a casa? L'uomo risponde, non so ancora la data precisa, ma presto. Amanda a quel punto si scoccia, si alza dalla sedia della cucina, fa per tornare a stare in camera, dicendo ad Ariel, sono anni che dici sempre la stessa cosa. Non ci credo più. Arriva il 6 maggio del 2013 e Joycelyn sale su, al piano di sopra, in camera di sua madre, urlando, papà è uscito, papà è uscito, papà è uscito! Non c'è la sua macchina blu! Amanda è paralizzata, sa benissimo che Ariel... Se esce, chiude tutte le porte, ma soprattutto chiude la sua porta a chiave. Invece in quel caso non ha chiuso nessuna porta, è semplicemente uscito. Amanda quindi va verso il salotto, chiude gli occhi, fa un respiro profondo e decide che è giunto il momento di fuggire, o almeno di provarci sul serio. Joycelyn, sua figlia, nel frattempo è al piano di sopra. Aspetta che sua madre la chiami per scendere. Amanda va verso la porta d'ingresso, gira la chiave e incredibilmente riesce ad aprire quella porta di legno, quella porta che... non è mai riuscita ad aprire per tutti i suoi anni di prigionia. 10 in tutto. Amanda quindi al settimo cielo chiama Joycelyn, apre la porta e si trova davanti un'altra porta che non aveva mai visto prima, chiusa con un lucchetto. Prende la porta a spallate, si apre appena quella porta e Amanda riesce a tirar fuori un braccio e ad urlare aiuto. In strada in quel momento non c'è nessuno, ma i vicini dovranno pur sentirla. Si avvicinano delle persone, ma si allontanano non appena Amanda urla «Sono Amanda Berry, sono stata rapita 10 anni fa!» Tutti sono convinti che Amanda sia morta, quindi nessuno le crede quando urla di essere Amanda Berry. Fortunatamente però un altro ragazzo molto alto va ad aiutare Amanda. Amanda rompe un pannello della porta che si trova in basso e riesce a sgusciare fuori dalla casa. Ma a quel punto mica è sicuro. Assolutamente no, è assolutamente in pericolo. Quindi inizia a urlare di aver bisogno di un telefono per chiamare la polizia. Ovviamente Amanda attira parecchio l'attenzione, molte persone si sono avvicinate per capire cosa sia quel fracasso e quindi una persona, una donna per l'esattezza, dà il cellulare ad Amanda che chiama la polizia e dice «Sono Amanda Berry, sono stata rapita e tenuta chiusa qui per 10 anni, ma ora sono libera, sono libera!» Parte immediatamente una volante della polizia che arriva in men che non si dica al 2207 di Seymour Avenue. Quando la volante della polizia accosta, Amanda gli corre incontro e urla il suo nome. La polizia la guarda ed è incredula, l'hanno cercata ovunque negli anni senza trovarla, dappertutto. E invece era così vicina a casa sua. La polizia a questo punto prende Amanda, la mette al sicuro, la fa salire su un'ambulanza con la figlia e a quel punto Amanda urla «Guardate che ci sono altre 2 ragazze in quella casa!» La polizia a questo punto, ancora più incredula, fa ingresso nella casa di Ariel Castro.
e inizia ad urlare: "Polizia di Cleveland? C'è qualcuno?" Michelle, sentendo "Polizia di Cleveland", fa salti di gioia, quindi apre immediatamente la porta e gli va incontro. Li abbraccia, gli dice: "Ci avete salvato, ci avete salvate!" Gina, invece, è davvero impaurita e quindi rimane comunque nella camera, un po' accostata alla porta, dietro allo stipite. Un poliziotto quindi le punta una torcia in faccia e le chiede come si chiama. E la ragazza risponde: "Io sono Gina De Jesus." Il poliziotto la guarda come se avesse davanti un fantasma. La ragazza quindi dice: "Sono Georgina De Jesus." La polizia non ci crede, sbianca. Un poliziotto prende in mano la radio e comunica: "Le abbiamo trovate! Le abbiamo trovate!" Si dirama quindi un ordine di cattura per Ariel Castro, che avviene a distanza di poche ore. Quando arrivano all'ospedale, le ragazze fortunatamente si ricongiungono con le loro famiglie, mentre il 7 maggio la polizia perquisisce la casa di Ariel Castro, trovando quasi 30 metri di catene, parecchi lucchetti e una radiosveglia collegata da alcuni fili che fungeva da allarme fai da te. Dopodiché trovano una lettera sconclusionata di Ariel Castro che racconta il suo passato. Racconta come ha preso le ragazze, ma ci tiene a sottolineare che comunque le tiene tutte ben curate e che non le fa mancare nulla. Ariel finisce il suo messaggio con queste parole: "Ho avuto problemi di mente per molto tempo. Mi sento depresso, in stato confusionale e ho delle perdite di memoria a breve termine. Non so veramente che problema ho. Ai genitori di queste tre donne vorrei dire: mi dispiace molto, ma sono malato. Quando mi sveglio la mattina non mi sembra nemmeno di essere davvero qui. Per qualche motivo non riesco a concentrarmi. È un bel problema nella vita di tutti i giorni. Voglio solo mettere fine alla mia vita e lasciare che sia il diavolo a vedersela con me." Il 1 agosto del 2013 Ariel Castro viene condannato all'ergastolo. Il 7 agosto del 2013 viene demolita la casa al 2207 di Seymour Avenue, per evitare che quella casa diventi meta del turismo dell'orrore. Il giorno dopo la sentenza, Ariel Castro viene portato al penitenziario di Lorain, che sta a circa 30 km a sud-ovest da Cleveland. Ariel, nella prigione della contea di Cleveland, dice ai funzionari di avere tendenze suicide. Ma durante i test medici psicologici somministrati a tutti i nuovi detenuti del penitenziario di Lorain, Ariel sostiene di aver mentito sulla sua volontà di togliersi la vita. Sperava solo di avere una cella tutta per sé. Afferma di sentirsi depresso da ben prima del suo arresto, ma di avere comunque tante ragioni per cui vivere: i figli, la famiglia, la religione. I medici legali, dopo averlo esaminato, scrivono: "Fa discorsi narcisistici, ma non dimostra disturbi dell'umore o del pensiero, né di ansia." Nonostante ciò, consigliano vivamente di tenere sotto controllo Ariel Castro per evitare che si tolga la vita, di tenerlo in isolamento per la sua sicurezza e quella degli altri detenuti. Il sentimento verso il suicidio poteva ampiamente cambiare con l'avanzare del processo di assimilazione degli eventi recenti. O meglio, Ariel probabilmente non aveva preso ancora coscienza del suo futuro, ma quando l'avrebbe presa sarebbe potuto arrivare a commettere quell'insano gesto. Il 5 agosto Ariel Castro viene trasferito al centro ricettivo correzionale di Orient, a sud-ovest di Columbus. Quel carcere di solito è utilizzato come centro di accoglienza e smistamento dei detenuti, che vengono dal sud dello stato. Per Ariel probabilmente si è voluta fare un'eccezione, per tenere il più famoso criminale di Cleveland il più lontano dalla città. Data la pessima reputazione di Ariel Castro, anche in questo caso gli viene fatto un ulteriore esame sulla sua salute mentale. L'uomo a questo punto dice ai medici di essere nervoso perché gli altri carcerati lo tormentano e lo insultano. Durante l'esame psichiatrico l'uomo si è descritto come una persona sempre allegra e ha anche sorriso un paio di volte. I medici lo hanno trovato ignaro della sua condizione futura e incredulo che i media e altri detenuti lo trattassero così male. Ariel Castro dice ai medici che vuole solo scontare la sua pena in pace. I medici hanno concluso fosse a basso rischio di suicidio, ma sottolineano anche loro che la situazione potrebbe cambiare, perché la vita del carcere mette in discussione la sua superiorità e il suo fragile senso di grandiosità. Gli diagnosticano un disturbo narcisistico della personalità con tratti antisociali. Arriva il 3 settembre, sono le 21:18 e un secondino trova Ariel Castro impiccato nella sua cella. Si è tolto la vita dopo essere stato condannato al carcere a vita e in prigione è rimasto per 33 giorni. Questa storia, ragazzi, mi ha colpito non poco, prima di tutto per la questione dei vicini. Allora, è possibile che una persona rapisca tre ragazze, le tenga in una casa per 10 anni, una la metta incinta, la faccia pure partorire in casa e nessuno dei vicini si rende conto che una donna sta urlando come un'aquila in quella casa? Perché si sa, i dolori del parto sono belli forti e quindi di conseguenza le donne quando partoriscono urlano dal dolore. E Amanda, di certo, non è stata zitta mentre partoriva, anzi, ha urlato anche lei di dolore. La bambina continuava a piangere, piangeva in continuazione,
E anche qui mi chiedo, possibile che i vicini non abbiano mai sentito una donna strillare come un'aquila durante il parto e una bambina che continuava a piangere? Mi sembra davvero davvero strano. I suoi vicini si sono anche fatti intervistare, hanno detto che non hanno mai notato nulla di strano, a parte il fatto che, per l'appunto, non faceva entrare nessuno in casa, cercava di tenere le persone lontane comunque dalla sua porta d'entrata e rientrava a casa ogni sera con del cibo da fast food. Questo hanno detto i vicini. Nient'altro. E io mi domando, siamo sicuri che questi vicini non sapessero proprio niente, niente, niente? Siamo sicuri che questi vicini non abbiano mai visto nulla, né immaginato nulla? Per me la cosa è molto, molto strana. Ma voglio sapere cosa ne pensate voi di questo caso. Fatemi sapere quello che volete qua sotto nei commenti. Ovviamente, per me Ariel Castro, ragazzi, è un mostro. Mi ha fatto un sacco paura. Solo il pensiero che sia riuscito a rapire 3 ragazze e a tenerle prigioniere per 10 anni, conducendo una seconda vita con nonchalance, faceva l'autista dello scuolabus, portava in giro i bambini. Non lo so, questa storia mi ha lasciato senza parole. Io ho visto anche il film, che si intitola Il mostro di Cleveland, se non mi sbaglio. Sì, si avvicina molto alla realtà, ma vi dico che nel film il tutto è molto, ma molto, ma molto, ma molto meno pesante. Quelle ragazze hanno subito il peggio. Il film lo fa immaginare, ma non rende assolutamente l'idea di ciò che hanno vissuto Amanda, Michelle e Gina. Assolutamente. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. E vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure. Ma soprattutto, buone feste. Ciao ragazze, ciao ragazzi.